Stefano May, benvenuto a Pescara in Abruzzo, ci sono questi campionati europei master, intanto le chiedo subito un pizzico di nostalgia. Beh, lei è stato un grandissimo atleta, non lo scopro io. Certo, Pescara mi legano bellissimi ricordi, non dico della mia infanzia ma quasi, quindi della mia gioventù. È chiaro che è un altro paio di maniche gareggiare o fare il presidente, però diciamo che se da atleta forse non ho mantenuto tutte le promesse che c'erano, ho vinto solo un campionato d'Europa, diciamo che il mio destino forse era fare il presidente ed essere un presidente vincente. Questo quindi mi fa piacere venire a Pescara, ci vengo sempre volentieri, e anche perché si sa organizzare a Pescara, quindi siamo contenti anche come federazione di venire a Pescara. Lei è il vertice della FIDAL, perché è stato scelto l'Abruzzo? È stato scelto perché il progetto che ci era stato presentato era assolutamente un progetto vincente. Lo testimonia il numero di iscritti, 7.000 atleti da tutta Europa. Tra l'altro, parlando anche di economia, diciamo che il turismo sportivo ha preso piede. In questo caso abbiamo 7.000 adulti che riempiranno Pescara, chiaramente 7.000 adulti più le famiglie che riempiranno Pescara in un momento, lasciamo stare oggi questo periodo che stranamente è molto caldo, però generalmente siamo alla fine della stagione, quindi gli alberghi sicuramente e tutto quello che concerne l'indotto avranno assolutamente piacere di avere così tanti turisti, anche se turisti sportivi. Mele, volevo far commentare una cosa molto importante che riguarda lo sport, perché proprio in queste ore lo sport è entrato ufficialmente nella Costituzione italiana, nell'articolo 33, se non ricordo male. Sì, ecco, diciamo che già il fatto che non ci fosse fa capire come in Italia purtroppo cultura sportiva è una parola quasi vietata. È stato inserito, diciamo che ci sono alla vista delle situazioni che possono far pensare che non sia solo una parola scritta su un libro, tanto per intenderci. Sicuramente lo sport italiano sta facendo di tutto perché si capisca che lo sport è vita, lo sport è salute, e se permettete lo sport è anche vertice, e io sono molto orgoglioso di essere al vertice della federazione in questo momento più vincente dello sport italiano. Ecco, mi ha anticipato la domanda, l'atletica italiana in questo momento sta vivendo sia in campo maschile ma anche in femminile degli ottimi livelli. Allora, io ho vissuto l'atletica di Primo Nebbiolo, ho vissuto l'atletica del presidente Gola. Questa è un'atletica che ancora di più sta dimostrando di essere al vertice mondiale. Non ultimo, direi che chiaramente abbiamo fatto Budapest da qualche settimana, chiaramente l'immagine simbolo di quest'anno sarà Jimbo Tamberi, però permettetemi, io credo che quando un'azione vince la Coppa Europa è la cartina di tornasole di quello che è il suo movimento, e tante volte l'ho già detto, se l'atletica leggera va bene tutto lo sport di una nazione, quindi direi che tutto lo sport deve fare il tifo per l'atletica. È 2 anni e mezzo che siamo in carica, io con il consiglio, ed è da 2 anni e mezzo che è cambiata la storia, abbiamo rivoltato l'atletica come un guanto, ora siamo un'atletica vincente, quando prima chiaramente non eravamo ricordati per i risultati.